questa bellissima serata ci troviamo di fronte alla Locanda di Tino. La Locanda di Tino è un locale di Montecatini Terme che è famoso non solo perché ha una cucina ottima e fa dei piatti deliziosi, ma anche perché ospita numerosi eventi come quello di stasera. L'evento di stasera riguarda la beneficenza. Questo è tutto quello che posso dirvi per adesso. Andiamo dentro a scoprire qualcosa di Don't blame it on me. Blame it on the night. Con il direttore della Locanda di Tino, Emanuele. Allora, nel servizio d'apertura ho detto che voi, diciamo, qui alla Locanda di Tino ospitate numerosi eventi. Come ci si sente ad ospitare diversi eventi e anche un evento del genere che è riservato alla beneficenza? Allora, devo premettere che non è la prima volta che lo facciamo, perché anche negli anni passati abbiamo sempre fatto queste cene o pranzi di beneficenza. Per noi è dare quella solidarietà che forse manca in questo paese, e noi lo facciamo ben volentieri, anche grazie all'apporto di tutti questi nostri amici, tra virgolette, tipo Tacconi, Antognoni, che molto volentieri si prestano per venire a fare queste serate. Siamo qui con Donatella Galeotti, che è l'organizzatrice di questa raccolta fondi per la misericordia. Spiegaci da cosa è nata questa idea di raccogliere questi fondi. No, è un'idea che è venuta fuori così da un gruppo d'amici, che ovviamente ci troviamo spesso volentieri insieme, Giancarlo Antonioni, Totò Schillaci, e questi ragazzi del mondo dello sport, della televisione e del cinema. E così, in un'occasione, diciamo, di compleanno, diciamo così, abbiamo voluto dedicare, invece che regali e cotillon, come si dice, diciamo una serata a coloro che vivono di volontariato e quindi praticamente dedicano la loro vita agli altri, e penso sia una cosa bellissima da dover premiare sempre nella vita. Un altro ospite, un altro tra i grandi nomi di questa serata è Walter Santillo, un grande amico di Montecatini, un grande amico della Toscana, che stasera è qui per questo evento di beneficenza. Esatto. Cosa puoi dirci di questo evento riguardo la beneficenza? Guarda, quando ti chiamano per delle cose che sono chiaramente, insomma, che vanno sul sociale di beneficenza, quando sono serie, sto parlando, è chiaro che uno ha piacere a venire, anche perché ci sono degli amici, poi come hai detto tu sono molto legato anche a Montecatini, a questi posti, per cui che cosa si può dire? Si può fare, nel senso si può venire, ci si può essere, si può testimoniare, e credo che la presenza mia, ma quella dei calciatori, di Antognoni, di Tacconi, di Schillaci, ma anche degli altri personaggi del mondo dello spettacolo, sia a significare questo. Quest'estate, due estati scorse, diciamo, hai condotto Senti se c'è un amico, che è il talk show ideato da te e da grande Giorgio Panariello. E guarda, noi stiamo adesso, come dire, facendo conti, ma non i conti economici, perché quelli è meglio non farli, no, guardando un po' quello che si può fare. Ti devo dire che Giorgio è impegnato nella registrazione di una fiction, e quindi fino a luglio sarà impegnatissimo, 8 puntate di questa fiction, quindi sarà impegnatissimo. Io ho appena finito Forte 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 come autore, Forte Forte Forte, e adesso sto facendo Italia's Got Talent, quello su Sky. In più dovrò fare Castrocaro, Napoli prima e dopo, e un altro, e i Wind Music Award, quindi ci avrò da lavorare. Per cui quella cosa lì di Montecatini mi piacerebbe continuare a farla, ci piacerebbe, però deve essere fatta bene. Un altro dei nomi importanti di questa serata è un grande calciatore, un famosissimo calciatore, che è Totò Schillaci. Ciao Totò. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, allora questa sera ci troviamo qui per una serata di beneficenza. Qual è il tuo rapporto con la beneficenza? Cosa ne pensi, diciamo, di questa serata fatta a favore della misericordia di Montecatini? Ma credo che noi personaggi, quando ci chiamano in questi eventi importantissimi, aiutare al prossimo, credo che sia doveroso partecipare e far contenti, soprattutto, come dicevo prima, persone che hanno più bisogno di noi. Quindi io ne faccio tante beneficenza, soprattutto anche partite. Oggi è una serata carina, piacevole,
ci stiamo tanti amici, ci stiamo divertendo e quindi speriamo che ce ne siano altri. Abbiamo anche Stefano Tacconi. Stefano Tacconi, un ex calciatore, un ex grande calciatore. Qual è il tuo rapporto con la beneficenza, visto che questa serata si basa su quella, sulla beneficenza? Allora, io sono 35 anni che sono ambasciatore del Centro Pace di Assisi. Abbiamo adottato da 35 anni 40.000 bambini. Poi sono consigliere diplomatico della prima ambasciata dei bambini del mondo, dove curiamo i bambini all'ospedale all'ospedale maggiore di Parma. Yeah. Tra i grandi calciatori che questa sera hanno partecipato a questo evento alla Locanda di Tino abbiamo il grandissimo Giancarlo Antonioni. Buonasera Giancarlo, allora te sei un ospite diciamo conosciuto a livello internazionale. Anche gli altri. Volevo sapere, come ho chiesto anche agli altri, qual è il tuo rapporto con la beneficenza? Beh, quando si può fare, accettiamo volentieri di farlo. Questa è una serata dedicata alla misericordia e abbiamo accettato volentieri di venire a cercare di raccogliere un po' di denaro per aiutare diciamo, le persone che ne hanno bisogno. Quali sono le cose che ti mancano di più dell'essere un calciatore a tempo pieno? Diciamo che il fatto che sia stato un giocatore importante va in giro, quindi le persone ti conoscono e questo è, come dire, fa piacere. La vita tranquilla diciamo che l'ho cominciato a vivere da quando ho smesso di giocare, giro un po' il mondo, conosco posti nuovi e sto sempre in contatto con le persone, però fa sempre piacere incontrare persone che ti riconoscono e che ti chiedono l'autografo o la foto oppure anche l'intervista. Quindi sei molto disponibile a fare... Sì, diciamo... sì, certo, sempre, lo sono sempre stato e lo sarò sempre. Riguardo diciamo alla tua carriera di calciatore, quali sono magari le cose che ti mancano di più di quando lo facevi a tempo pieno diciamo, o comunque anche le cose che ti sono rimaste da questa esperienza? Mi manca il campo sicuramente, gli allenamenti, i compagni di quel periodo, chiaramente la passione per questo sport è nata giovanissima e adesso che ho smesso chiaramente un po' di rimpianto c'è, però credo che poi ogni età abbia le sue epoche. Adesso sono sempre nell'ambiente sportivo, nell'ambiente calcistico, ricopro un ruolo in federazione, quindi mi sono distaccato dal campo, però sono rimasto sempre nell'ambiente diciamo calcistico. Perché il calcio diciamo è come un tuo grande amore, da quello non ti puoi staccare. È il primo amore, non si scorda mai, come si suol dire. Poi ho avuto la fortuna di rimanere sempre in questo ambiente, quindi continuo ad andare avanti così fino a che si potrà fare questo mestiere che è molto bello. E hai anche un bel rapporto con i fan, perché vedo che ogni tanto ti chiedono le foto, qualche bambino prima ti ha fatto vedere l'album. Quelli sono i ricordi di molti anni fa, però il mio rapporto con la gente è sempre ottimale, soprattutto con i fiorentini, dove ho iniziato il rapporto a 18 anni e ora che ne ho 60 continua questo rapporto, quindi credo che sia bello proprio il mio rapporto con i tifosi della Fiorentina e anche di altri tifosi nazionali, ecco, direi. Quali sono le tre cose o comunque le cose che ti mancano di più di essere un calciatore a tempo pieno? Niente, è una ruota, hai fatto una scelta, l'hai azzeccata. È finita, come finisce tutto, e poi se la storia parla di te, bene, se no
Io ho fatto una famiglia dopo che ho smesso di giocare, ho quattro figli, adesso quella è la cosa più bella, no? Abbiamo anche un attore di fiction, che è Renato Raimo. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera Renato, qual è il tuo rapporto con la beneficenza, visto che è il tema principale della serata? Allora, intanto devi partire dal presupposto che il tempo per sporcarsi le mani davvero nel volontariato a volte non c'è, oppure diciamo rimandiamo ad altri, no? Per cui quando ci chiamano in questo senso a dare una mano, un sostegno, io lo faccio molto volentieri, perché è comunque un modo per dedicare del mio tempo a delle cose importanti. Ieri ero a Firenze al sostegno del Girotondo del Maier di Firenze, stasera sono qui per sostenere gli Angeli della Strada. Quindi abbracci la beneficenza, diciamo. Assolutamente, come si potrebbe non farlo? Non solo calciatori, non solo attori di fiction televisivi, ma anche attori di teatro. Abbiamo con noi Andrea Buscemi e Martina Benedetti. Qual è il vostro rapporto con la beneficenza? Come vi sentite a far parte di questa bella serata? Beh, siamo molto contenti, perché tutto quello appunto che, come dici te, è beneficenza, già la parola in sé significa fare del bene, no? Significa elargire qualcosa di nostro, che non deve essere per forza soldi, denaro, certamente i soldi servono, ma la partecipazione, la voglia di esserci, la voglia di testimoniare l'importanza anche di fare le cose. Del resto queste persone sono veramente degli angeli, sono meravigliose, senza prendere compensi nel senso economici, mettono in moto dei meccanismi tutte le sere, tutte le notti, che salvano anche delle vite. Quindi è importantissimo esserci, il nostro rapporto è assolutamente di grande solidarietà e soprattutto di appoggio morale e non materiale, perché poi alla fine, come si è visto, la raccolta fondi è importante, ma fino a un certo punto, soprattutto il rapporto morale. E parlando di voi, ecco, dove vi possiamo vedere? Se qualcuno vuole venire a vedere magari qualche spettacolo, ci sono degli spettacoli in questo periodo in cui vi possono vedere? Sì, noi siamo sempre in tournée, ora giriamo con diverse produzioni perché salvaguardiamo quello che si chiama il repertorio teatrale, quindi giriamo ancora con l'Avaro di Molière, con Eva Robbins, Il Malato Immaginario, con Nathalie Caldonazzo. Poi abbiamo diverse cose, una cosa molto bella che merita vedere è un testo dove c'è Martina e Livia Castellana, dedicato alla strage di Sant'Anna di Stazzema, un testo di Alberto Severi, che è caposervizio di Rai 3. Poi tante cose, tantissime, noi le nostre cose girano per la Toscana, la prossima produzione debutterà a Peccioli al Festival 11 Lune a luglio, è sempre un Molière, La Scuola delle Mogli, e poi giriamo per l'Italia, e quindi venite. E a cosa stai lavorando in questo periodo? Quali sono i tuoi progetti, o almeno per il futuro, insomma? In questa fase io mi dedico molto anche al teatro, quindi alterno fiction, spot pubblicitari, al teatro. E quindi sono reduce dal debutto di Silenzi di Guerra, uno spettacolo sulla Prima Guerra Mondiale. Sappiamo che adesso a maggio celebriamo il centenario dell'ingresso nella Grande Guerra dell'Italia, proprio il 24 maggio del 2015, e io porto in scena la storia di un padre che segue il figlio in trincea perché non ha accettato che la vita gli abbia portato via il suo unico figlio, lo insegue e si trova ad essere soldato per sbaglio, però con questo escamotaggio, diciamo, da sceneggiatura vediamo raccontato l'incubo, l'amarezza, la durezza delle trincee, la storia inenarrabile delle trincee attraverso gli occhi di un padre. Sarò anche a Firenze, spero anche a Montecatini, se non a Monsummano, al teatro di qui. Quindi vi aspetto a teatro.
Misericordia di Montecatini Terme, la misericordia per la quale, diciamo, è stata fatta questa serata di raccolta fondi, e siamo qui con il vicepresidente Traversari Lorenzano. Allora, durante la serata che sono stati raccolti dei fondi da dare in beneficenza a voi, alla Misericordia di Montecatini, questi fondi cosa portano? Questi fondi portano del benessere per le ambulanze, per il volontariato, per l'attrezzatura che va sull'ambulanza d'emergenza e per i servizi sociali. E quanti volontari siete? Quanti? Siamo circa 150 volontari. 150 volontari, e come venite chiamati voi, angeli della strada, giusto? Giusto, sì. Noi ci chiamiamo tutti angeli della strada perché si opera giorno e notte sul territorio con l'ambulanza d'emergenza, specialmente 24 ore, sabato e domenica, Natale, Pasqua, sempre. E poi gli altri giorni con i servizi sociali che ci impegnano anche quelli per le più persone più bisognose. E poi ci sa anche il trasporto dei disabili per le scuole. Abbiamo passato una bellissima serata in mezzo a cibi buonissimi, attori, calciatori e qualsiasi cosa che abbraccia il mondo dello spettacolo, ma soprattutto la beneficenza dei soldi che sono stati donati alla Misericordia, che è molto soddisfatta della somma ricevuta. Quindi noi ci vediamo al prossimo servizio, a presto.